amministrazione comunale, nella persona del nostro sindaco e dell'assessore Franceschini, che questa sera purtroppo non è più presente perché ha subito un piccolo intervento, però mi ha pregato di estendere a tutti i migliori auguri di buon anno. Oltre che appunto alle persone che ho appena menzionato, un altro doveroso ringraziamento vanno alle persone che sostengono l'associazione. Avete avuto modo da leggere e di leggere anche dai programmi di Sara come sia importante il supporto che in questi anni stanno dando alla nostra associazione, Fondazione Carplo, tutti gli sponsor che sono presenti sul territorio, quindi sia negozianti e privati cittadini, quindi numerosissimi sostenitori della nostra associazione, ai quali va veramente un doveroso ringraziamento per l'impegno e lo sforzo continuo nel sostegno delle nostre iniziative musicali. Cos'altro dire? La vostra presenza qui è veramente oltre qualsiasi aspettativa. L'anno scorso è stato l'anno di prova di questo concerto di Capodanno, il risultato è stato eccellente, direi, e la presenza ancora più numerosa quest'anno conferma che la popolazione di Nerviano risponde bene e di questo siamo veramente contentissimi. Io dico solo ancora due grazie alle due persone veramente fondamentali per noi, che sono il nostro direttore Carlo Roman, che mi dimentico sempre di ringraziare, ma che ovviamente è l'anima e la persona che più di tutti si merita il nostro grazie per l'impegno e la fatica nella gestione di quelle che sono tutte le problematiche artistiche dell'associazione. E il secondo ringraziamento va a maestra Andrea Bianchin, che ovviamente è di grandissimo supporto al nostro direttore artistico, si occupa oltre che appunto di un supporto nella preparazione del coro, anche nella, come vedete anche questa sera, nella direzione, a volte appunto in parti fondamentali che vengono appunto affidate dal nostro direttore. Non mi dilungo oltre, voglio solo lasciare la parola al nostro sindaco per i suoi auguri e poi a Marta Lanzi, che a nome del coro farà una piccola presentazione di quelli che saranno i brani che vi potrete ascoltare questa sera. Grazie a voi. Bene, intanto benvenuti a tutti, come diceva Alessandro poco fa. L'anno scorso abbiamo fatto una prova, è una prova straordinariamente riuscita, tanto non è vero che qui urge la necessità di trovare un posto più grande, perché mi spiace che molti di voi purtroppo questa sera dovranno rimanere in piedi, ma credo che ne valga davvero la pena, perché la seconda associazione Musico Mozart con il maestro Roman, importante anche con il comune di Nerviano, e sono sicuro che avremo una straordinaria serata di ottima musica. Non mi dilungo anch'io oltre, perché sicuramente avremo il piacere di ascoltare i musicisti questa sera, questa straordinaria serata che vuole essere ben augurata. Quindi auguri a tutti voi, a voi e alle vostre famiglie, per un sereno 2010 e perché veramente sia un anno prospero e speriamo migliore di quello appena passato. Auguri a tutti e buon ascolto. A tutti, buonasera. Una brevissima presentazione dei brani che potranno questa sera. Poiché si dice che chi bene inizia a metà dell'opera, vogliamo quindi iniziare l'anno con della buona musica, secondo la tradizione viennese austriaca, ma poiché siamo anche italiani, anzi siamo italiani, abbiamo arricchito il programma anche con ouverture tratte da opera, che è un genere proprio nato, possiamo dire, nel 500 in Italia, è proprio nostro. Iniziamo quindi con l'ouverture di Guglielmo Tell e Gioachino Rossini, un'opera incentrata sulla vicenda di questo eroe svizzero contro l'usurpazione asburgica, quindi contro l'usurpazione austriaca. È caratteristica dell'opera il fatto che ogni personaggio è abbinato ad uno strumento e ogni qualvolta questo personaggio entra in scena o semplicemente si parla di questo personaggio, allora si sente quel determinato strumento che vi è abbinato. Ad esempio, il personaggio negativo è abbinato ai corni. Lo si sente subito già dall'ouverture che andremo ad ascoltare questa sera, proprio perché l'autore vuole introdurre già dall'inizio quello che sarà il tema trattato nei quattro atti successivi e tutti i personaggi che vi verranno rappresentati. Secondo brano è tratto dal Così fan tutte, ovvero La scuola degli amanti, è il sottotitolo, è la terza opera di Mozart in collaborazione con il librettista italiano Lorenzo da Ponte. Dato il titolo capirete già di che cosa si tratta, Così fan tutte le belle. È
tratto infatti dalla convinzione del Settecento che la fede delle femmine è come l'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa. Io qui non entro nel merito. Proseguiamo con la danza ungherese numero 5, il sol minore di Brahms. Brahms imparò a suonare, si impratichì a suonare nel porto di Amburgo, sua città natale, suonando con delle orchestre improvvisate di musicisti di varie etnie e di vario genere, insomma. In questa danza c'è molto l'eco della musica zigana, che viene chiamata qui ungherese. C'è un ritmo molto, molto preciso, molto scandito, e soprattutto la bellezza di questo brano è data dall'improvvisazione dei musicisti stessi. Segue Cavalleria Rusticana, la sinfonia. Cavalleria Rusticana è la prima opera di Mascagni. È stata scritta per partecipare ad un concorso indetto da un editore milanese, da Edoardo Sonzogno, ai giovani compositori italiani che non avevano ancora messo in scena nessuna opera. L'autore lo scoprì tardi questo concorso, per lui ebbe solo 2 mesi per scrivere l'opera. La cosa curiosa è che l'autore e il suo amico, nonché librettista, non abitavano nella stessa città, per cui il librettista scriveva sulle cartoline postali, 5 versi alla volta, quello che era il libretto, quindi il testo del libretto che poi Mascagni andò a musicare. Ovviamente Mascagni vinse il concorso, questo non è da dire. Se proseguiamo con Tre Polka di Johann Strauss Junior, figlio di Johann Strauss, dinastia di musicisti a corte viennese nell'Ottocento, non mi dilungo perché voi sicuramente sapete e conoscete. Volevo solo dirvi che il padre non volle che il figlio diventasse musicista, lo voleva bancario, e quando scoprì che il figlio prendeva lezioni segrete di violino, prese lo strumento e lo scaraventò dalla finestra. Nonostante questo, Johann Strauss divenne un famoso musicista. Questa sera verrà eseguita il pizzicato polka, che è stata scritta insieme al fratello Josef durante una tournée durata 1 anno in Russia. E poi la Trich Trash Polka, opera 214. Trich Trash significa letteralmente chiacchiericcio e prende il nome da un settimanale divertente e satirico apparso in quel tempo nelle edicole viennesi. Sempre di Johann Strauss Junior, Unter Donner und Blitz, sotto tuoni fulmini. È una polka, possiamo dire, onomatopeica, in quanto l'autore cerca di rendere quelli che sono i fenomeni atmosferici, quindi fulmini, tuoni, eccetera, che avvengono durante un temporale. Prima abbiamo Gabriels Oboe di Ennio Morricone. Morricone è un musicista contemporaneo, famoso per aver scritto le colonne sonore di molti film. Questa Gabriels Oboe è tratta da Mission, film che sicuramente ricorderete, e poi per aver collaborato con un regista famosissimo, qual era Sergio Leone. Terminiamo con una celeberrima composizione di Offenbach, di Can Can, tratto dall'operetta Orfeo agli Inferi, che riprende un mito greco. Orfeo che sceglie agli Inferi per riportare in vita l'anima della moglie, Euridice. Questo è una ripresa del mito, ma in chiave comico-satirica, perché lui vuole un po' scherzare su quelle che erano la borghesia e le abitudini dei suoi contemporanei. Il Can Can ovviamente è un ballo famosissimo, una musica molto veloce e ritmata, e divenne famosissimo per l'appunto anche perché faceva vedere le gambe e le sottogonne delle ballerine. Concludo introducendo l'orchestra diretta dal maestro Carlo Roma e augurandovi buon ascolto e ancora buon anno.
avete sentito per voi. Thank you.
sia noto a tutti che Guglielmo Tell avesse una predilezione rispetto alla balestra, l'arco e la freccia. E che freccia! Però credo che questa sera gli archi di questa orchestra abbiano delle frecce molto più puntite di quelle di Guglielmo Tell. Non so se...
importante. A differenza di tanti miei colleghi, io non ho la malattia della poliomielite, mi piace ed è doveroso ringraziare il maestro Andrea Bianchin che lavora tutto l'anno per l'associazione. Prima di rivolgere un applauso a lui, voglio anche ringraziare un amico baritono del Teatro alla Scala, Giorgio Valerio, perché questa sera mi ha prestato la città.
il concerto anche attraverso la rete internet. Obama ci ha mandato un messaggio appunto che vorrebbe rivedere il sindaco in altre, sotto altre vesti, perché potrebbe fare di più. Allora abbiamo preso la palla al balzo e quindi per l'ultimo brano, e non adesso, se ne stia tranquillo, c'è il tempo di spiare però nel frattempo. E per l'ultimo brano, che è quello famosissimo, la destra di marcio, la conoscono, pam 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 pam, io devo fare tutto questo ventino, non so se potrei fare e cosa dice? Ho detto Kinder, no, non ci può fare pubblicità, mi dispiace, te la tagliate questa, grazie regia. E, è un ventino che fa pam 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 pam. Lasciamo così, ah, ma ne muore, giustamente. Ho preso sto microfono anche per lei, è proprio ad hoc. Aspetti, ce l'avevo qui, no, mi è scappato via. No, perché è una cosa viva, è un'anatra arancio. E vede, è un'anatrella, così, perché è uno strumento molto famoso, questo si usa in tutti i concerti di Capodanno, ma stanno non avete visto perché ce l'avevo io, non l'avevo, non l'avevo niente. Ovviamente, signora, grazie, sa come si muove, si tiene questa anatrella così, no, verso dove vuole, praticamente, e lei fa così. Ok, però devi sapere l'intenzione, ci vuoi provare? Un bel applauso, signore, che veramente ha una cosa da non sentire. Sentiamo. Peccato che per l'introduzione non dovete suonare. No, e subito fa si sente poco, però non c'è avuto questo piccolo problema. Niente, questo non ci avevamo pensato a questa cosa della. Guarda, l'ultimo strumento per lei, ma poi me ne vado, famosissime anche, perché il signor va bene, sa usare, ma vedo le spagnole, sempre detto. No, però di origine. Sì. E sindaco, le chiedo un'ultima cosa, lei è capace, come tutti i sindaci. Facilissimo, come Romani dice, cioè nel senso no, devi tenere la porticina così, no, proprio, ma ho preso proprio questa parte così, ce la devo tenere lei, no, non so, tenga così, no, la porta così, così, solo una cosa, è un po' complicato, scusate, guarda che... Ah, mi dà anche l'ora, ma ci ho messo via, è strano,
No.
Sì, la prossima sigla. Dici di sì, dici di sì, un applauso al sindaco. La moglie non lo segue, invece lo segue, lo segue, incredibile, incredibile, lo segue. Signora Pomeriggio, veramente, sindaco, stai calmo che adesso ha studiato lo strumentino, l'aveva lasciato? Ah no, l'ho portato via, come fai a studiare adesso? Non ha studiato, come facciamo adesso? Allora, sai cosa facciamo? Cambiamo strumento. Aspetta un attimo, prendiamo un passi la gran cassa, per favore, maestro, perché gli facciamo suonare la gran cassa al sindaco, che è la cosa più unica e rara, giusto? Quindi la prepariamo, lei è capace di suonare la gran cassa? Come? Quindi il comune è senza cassa? È senza cassa il comune? Poca cassa, ho capito, meglio poca che niente, quindi vediamo un attimino come se la cava. Adesso le do anche una mazza per lei, per suonare ovviamente. Sì, adesso ecco, abbiamo fatto un corso accelerato. Aspetti un secondino che faccio un po' di spazio qua, ecco. E la signora sta a guardare, giusto? No, la signora no, non sta a guardare, aspetti un attimo. Le trovo un altro strumentino, aspetti signora, che ce n'è uno anche per lei. Attenzione, eccolo qua, guarda che bello, incredibile, un bel tamburello, aspetti che non è finita lì. Le diamo una mazza da baseball per. Questo lo tieni da questa parte e questo, ok, semplicissimo. Ma secco, preciso, mi raccomando, il maestro c'è rabbia, attenzione, quindi, sì, prima fa lui, lei non deve stare tranquillo, però, boom, non venga fuori da questa parte, mi raccomando, dopo mi tocca pagare la cassa, va bene, visto che ho pochi soldi in cassa, quindi, e lei è pronto, giusto, mentre, finito questo, e lei, pronta, maestro, siamo pronti.
straordinaria. Io adesso abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, spero che davvero questa serata possa essere di auspicio per il prossimo anno, ma io credo davvero che bisogna ringraziare davvero per quella straordinaria musica che ci è stata donata questa sera da tutti i maestri, dal maestro Carlo Roma, dal maestro Bianchini, da tutti gli altri, da Marco che io non sapevo più che non è stato, non so, ci siamo trovati e credo ci siamo divertiti tutti. Maestro, grazie per tutto quello che fate e io credo davvero meritino lo straordinario sostegno di tutta la nostra comunità, perché con Carlo ha sempre lavorato con grandissima umiltà, ma ha sempre dimostrato anche una straordinaria professionalità, e di questo io credo dobbiamo essere grati a lui e a tutti voi che avete suonato questa sera. Grazie ancora, possiamo chiedere ancora uno sforzo. Allora, bravi. Adesso nonostante la fatica ci regaleranno ancora un altro pezzo, io intanto do, riporto il microfono là in fondo.
ci vediamo l'anno prossimo.